Questo libro di Luca Serafini, giornalista anche molto conosciuto in Italia, tratta della storia di un siciliano, Geronimo Favaloro. La famiglia comunque si era trasferita in Argentina, lui è nato in Argentina ed è una storia commovente perché praticamente questo siciliano è l'inventore dell'intervento col bypass aorto-coronarico. Era andato a studiare a Cleveland, poi praticamente andrà in Argentina, dove entrerà in conflitto con tutti i regimi dittatoriali, cercando di portare la medicina, soprattutto la possibilità di salvare tante vite umane, in mezzo al popolo, alla gente, ai poveri. E ricordiamo che questo intervento ha salvato circa 40 milioni di vite umane. Quindi, ecco, questo siciliano meraviglioso, ci faceva piacere farlo conoscere attraverso il libro appunto di Luca Serafini, anche perché in questo modo a San Rocco apriamo una nuova sezione del progetto culturale che abbiamo chiamato Made in Sicily, cioè cercheremo in questa rubrica, diciamo così, del museo di far conoscere siciliani che hanno dato lustro alla nostra terra o anche non siciliani che amano la nostra terra, la fanno conoscere anche attraverso le loro opere, la loro arte o la loro professione. Proprio per questo motivo ci sarà la partecipazione di un gruppo musicale, Calandra e Calandra, che da tempo valorizzano la lingua siciliana anche nelle loro canzoni e nell'occasione presenteranno anche il loro ultimo videoclip che si intitola Luvelo, una canzone struggente. In questo modo la Sicilia sarà presente attraverso la voce di un uomo del nord che è Luca Serafini e attraverso la storia bella ma drammatica, bisogna leggere il libro per vedere un po' come qual è l'epilogo della vita di Geronimo Favoloro, la storia drammatica di questo siciliano meraviglioso.